Ok. Vai. Bravo. Hai visto? Alle 6 siamo in pochi intimi, dai, vedi? L'orario delle 6 è... Alle 6 c'è... Benissimo, prego. Volete iniziare la domanda? Come? No, io sono qua per... mi sembrava giusto, come sempre, dopo una sessione di mercato, fare due chiacchiere con voi. Lo facciamo questa settimana qua perché, avendo giocato in trasferta da Milano, sono andato direttamente lì. Quindi, cioè, penso così. Se volete farmi delle domande generiche o su qualche singola situazione, penso che sono qua a rispondere. Ma il bilancio del mercato tutti lo fanno, ogni addetto ai lavori fa un bilancio del mercato che sicuramente è difficile dare un giudizio, ognuno dà il suo giudizio. Sicuramente noi abbiamo cercato di cambiare qualcosa, io non mi diverto assolutamente, anche perché è molto stancante, molto... difficile fare un contratto nuovo o prendere un giocatore nuovo, quindi non è che noi ci divertiamo come società a fare più contratti o cambiare tanto. Io penso che la continuità in una società sia fondamentale. Non è, per dare continuità bisogna insistere su una guida tecnica, quello che ci auguriamo. L'anno scorso non è successo, però penso che se vedete che tutte le società, non sono tante, che però insistono su un gruppo di giocatori, sono quelle che mantengono lo stesso allenatore e vanno avanti con le idee tecniche, tattiche di una guida tecnica. È quello che speriamo di iniziare, è la nostra volontà, a volte ci si riesce, a volte no. Quindi certe scelte sono state fatte in base anche perché noi abbiamo cambiato un allenatore, abbiamo preso un allenatore nuovo quest'anno, non perché ogni anno, ogni mercato ci divertiamo a fare cambiamenti, perché non è così. Io sarei il primo a essere contento ogni stagione, ogni mercato di cambiare 3-4 giocatori e non di più. Per fare questo bisogna innanzitutto che le cose vadano bene, innanzitutto dare patrimonio a certe scelte e a certi giocatori. Voi sapete benissimo, perché ognuno nel proprio settore o nella propria vita, che ristrutturare sicuramente è più difficile che non costruire da zero. Quindi noi la volontà e la voglia di farlo l'abbiamo, a volte riusciamo bene, a volte meno, però penso che quello che noi quest'anno abbiamo voluto fare è cercare di portare avanti un gruppo di giocatori anche cambiandolo in maniera netta, ma non perché uno deve sconfessare delle scelte fatte in passato, perché quando si sceglie una guida tecnica nuova è giusto cercare di seguirla quando si può, almeno. Arrivati 15 giocatori, 17 con più Capradossi, loro si escludendo ovviamente quelli già presi a gennaio, che non si possono considerare. Ma quelli spesi a gennaio, come dici tu, erano operazioni diverse, nel senso che l'allenatore deve fare le proprie valutazioni insieme alla società. E noi abbiamo cercato di inserire i giocatori che avessero la voglia di venire a Bari, di prenderli anche, non tutti, perché purtroppo non ci è stato possibile, ma alcuni giocatori, anche giovani, secondo me, abbiamo cercato di prenderli dal punto di vista anche del tesseramento definitivo, proprio per cercare di iniziare a ogni anno a non fare una mini rivoluzione o quant'altro, perché d'altronde certi giocatori bravi noi non siamo in grado, anche dal punto di vista economico, di andare a prendere definitivi, quindi dobbiamo accontentarci, se riusciamo, di prenderli in prestito. Con qualcuno l'abbiamo fatto, con altri abbiamo cercato di prendere dei profili di giocatori definitivi, tipo, non so, D'Elia, Cissé, Pietriccione, questi sono i primi che mi vengono in mente, altri non è possibile. Qualche sforzo in più bisogna fare
la difesa, no? Ma guarda, no, ma noi facciamo, una società secondo me deve fare quello con, deve fare con quello che ha. Noi abbiamo, secondo me, preso, abbiamo una rosa competitiva, noi abbiamo sicuramente una squadra che sta lavorando bene, e il mister sta dando delle idee di gioco, abbiamo giocato 4 partite, anche se la Coppa Italia non è il campionato, però non abbiamo giocato partite contro, di Coppa Italia contro squadre di categoria inferiore, ma 2 partite di squadre importanti della nostra categoria, e penso che tutte e 4 le partite abbiamo fatto 4 buone prestazioni con delle cose che stanno andando molto bene e delle cose che invece che devono migliorare, come riferendosi probabilmente anche alla partita di Empoli, sicuramente è una, abbiamo giocato contro una squadra forse, no, senza forse, molto forte per la categoria, che fino a pochi mesi fa militava in Serie A da tanti anni, che ha preso dei giocatori che spostano gli equilibri in campionato, però penso che nonostante siamo partiti male, abbiamo preso 2 gol secondo me evitabili, no? Anche se l'attaccante loro, che voi conoscete bene, ormai è consacrato come un giocatore che sposta gli equilibri in categoria, però la squadra è rimasta in partita fino alla fine, ha avuto spirito, ha avuto voglia di cercare di ragguantare un risultato positivo, questo per noi è importante. Poi ripeto che io mi aspetto che tutti noi ci aspettiamo sempre partite come quella che è stata fatta con il Cesena, ma non sempre può essere così, perché ci sono anche gli avversari, e ci sono avversari forti quest'anno, anche più forti dell'anno scorso, secondo me. Michele Salomone. Sì. Ciao, ciao Michele. Volevo chiedere, ci sono 2 correnti di pensiero per questo mercato. C'è chi dice che anche stavolta il presidente è stato generoso, nel senso che si è esposto economicamente. C'è chi dice che tu hai fatto le nozze con i fichi secchi. Allora, io direi che per comprare il campo, ci puoi dare dei dati, ovviamente non all'euro, no? Certo. Per esempio, il saldo Cartellini, no? Il saldo Cartellini delle operazioni fatte è positivo o negativo, ed eventualmente per quanto? Tanto sono numeri che pure erano positivi. No, no, ma... E soprattutto, al 1° settembre dell'anno scorso, il monte ingaggi di quest'anno è superiore o inferiore? E poi ancora, se sei così buono, la patrimonializzazione, cioè per i calciatori che... Cioè, giusto per avere... Certo. Da capire, perché non si capisce bene come sono andate le cose, perché sappiamo, conosciamo i calciatori, le ottime operazioni che sono state fatte, però certo, non abbiamo convinzione di quello che è stato fuori. Guarda, io... A me non piace andare troppo nei particolari, però per farvi capire un pochino la situazione nostra, per me è molto chiara, nel senso che nella categoria quest'anno, nel campionato di quest'anno, secondo me ci sono 6-7 squadre che hanno potenzialità economiche nettamente superiori a tutte le altre che rimangono, quindi sono 22 squadre, 3, a parte la solidità, ma soprattutto per i paracaduti, che ormai il campionato di Serie B ti dà questo, se fino all'anno, 2 anni fa non c'era questo parametro, oggi incide molto, perché le 3 squadre che retrocedono, come ben sapete, hanno potenzialità importanti dovute al paracadute, che si parla di 20, 25, 15 milioni, quindi secondo me le 3 retrocesse fanno un mercato a parte. Poi quest'anno ci sono secondo me 2 squadre oltre alle 3 retrocesse, che sono Frosinone e Carpi, che hanno una grande solidità perché sono scese da un anno solo dalla Serie A e hanno sicuramente la potenzialità e la continuità societaria, che dovuta a 2 presidenti che sono in sella a queste 2 società da tantissimi anni, quindi anche loro hanno sicuramente dal punto di vista economico potenzialità importanti, e sono 5. Poi quest'anno, a differenza magari di altri anni, sono state promosse dalla Lega Pro 3 società importanti con proprietà molto facoltose, uno è il Parma, uno è la Cremonese e l'altro è il Venezia, quindi sono altre 3 società che hanno probabilmente, poi dopo uno a casa sua fa quello che può, ma si è visto anche sul mercato, sono stati contraddistinti da operazioni che di solito è difficile fare in Serie B, cioè comprare i giocatori di categoria a milioni
è difficile, no? Che si verifichi. Loro hanno la possibilità e hanno fatto benissimo a farlo. Noi non facciamo parte di questo mercato, facciamo parte di un mercato dove il Presidente ha dato disposizione di tutto quello che aveva, siamo rimasti nel budget che dovevamo rimanere, come l'anno scorso, è un budget che, di cui non dobbiamo assolutamente lamentarci, anzi, perché ci sono squadre che spendono anche meno, perché se andiamo a vedere Cittadella è una realtà diversa completamente, ma è difficile fare anche dei paragoni perché spende meno ma a costi minori, cioè rispetto a mantenere uno stadio, mantenere una squadra in una città come questa. Quindi, per quanto riguarda il discorso generale, noi abbiamo fatto, siamo contenti dell'operazione che abbiamo fatto. Certe cessioni sono state, vanno fatte purtroppo, anche perché in questi anni, sapete, c'è una lista di 18 giocatori che quindi, anche volendo tenere un giocatore in più, a volte non puoi permettertelo, ma non solo per un discorso di, economico, anche per una questione di lista. Faccio un esempio: Moras è andato via, è un giocatore, tra l'altro si è comportato da uomo e da persona, ma non doveva dimostrarlo a me, forse doveva dimostrarlo a qualcun altro, ma io non avevo dubbi su questo, è andato via, ma anche perché poteva magari qua recitare un ruolo da chioccia, ma con il discorso lista e lui avendo avuto una possibilità in Grecia, in Serie A, secondo me da signore è andato via, ma non perché gli abbiamo dato un calcio in quel posto, è stata una scelta condivisa, ma anche lui ha voluto insieme a noi. E il discorso delle, faccio un altro esempio, noi con il prestito oneroso che abbiamo preso di un giocatore come di Furlan, che è andato in prestito oneroso, abbiamo comprato il cartellino di Cissé. Quindi è normale che in questa categoria qua bisogna fare tutti di necessità virtù e darsi una mano. Il mercato di un altro tipo lo fanno, ripeto, queste squadre che ho citato oppure in Serie A. Quindi io non sono una persona che si lamenta, io anzi ringrazio il Presidente che dà la possibilità di fare un mercato che possiamo fare, però di sicuro è meglio purtroppo magari rimpiangere un giocatore che ho fatto, ma perché non posso prenderlo, però alla fine del mese pagare gli stipendi. Questo in chiave abbastanza cruda, che però è la verità. Il monte ingaggi è come, guarda, adesso 100 più, 100 meno, noi nei parametri non siamo mai voluti uscire e quindi non siamo usciti l'anno scorso, quindi è rimasto uguale anche quest'anno. Quest'anno forse abbiamo preso due o tre giocatori che hanno magari di altre società, che l'ingaggio è così, se ne prende in carico queste società e ci hanno dato anche una mano per rimanere nei parametri che una società di B deve mantenere in base al suo conto economico. Per quanto riguarda il patrimonio, ripeto, il patrimonio dei giocatori purtroppo è molto volubile, soprattutto in questa, anche in Serie A, in Serie B ha maggior ragione, cioè ci sono giocatori che magari hanno una buona stagione e il loro il prezzo sul mercato aumenta in maniera veloce e invece dopo magari una stagione non positiva svanisce, è all'ordine del giorno questo. Io sono sicuro che 4-5 giocatori che noi abbiamo preso potranno diventare patrimonio, ma non è un patrimonio che purtroppo delle cifre che si parlano in Serie A, perché purtroppo le cifre dei giocatori vanno anche, si fanno il prezzo di un giocatore anche lo fa la categoria anche, no? Diciamo così. Però ripeto, secondo me la strada per dare continuità è cercare di avere giocatori di proprietà e continuare con loro sperando che vadano bene. Pasquale Caputi. Ciao. Può combinare una cosa con la sua versione sulla situazione, sul fatto di Vergara, su quello che è successo negli ultimi minuti di mercato? Il ricorso è stato fatto, sarà fatto, la vostra versione è identica a quella del Milan, comunque non so. Ma, se prego. Facendo un discorso ipotetico, tornare indietro, avreste venduto Masi oppure la decisione di vendere Masi?
Masi era legata alla certezza di prendere Vergara, considerando anche le difficoltà difensive di questo come... Ma sai, Cossiano di poi è più facile, eh? Io dico, per quanto riguarda la prima domanda di Vergara, è stata una questione che il Milan doveva sistemare degli incentivi con il giocatore, con gli agenti del giocatore, quindi questa era una cosa che poteva concretizzarsi, si stava concretizzando, normale che loro dovevano sistemare delle cose loro prima di fare il trasferimento, poi è stato fatto tutto, hanno trovato l'accordo, quindi noi diciamo in questo eravamo più spettatori che non altro, nel senso che noi abbiamo dato quello che potevamo fare per prendere il giocatore, il resto dell'ingaggio doveva essere sistemato da società madre, cioè Milan e il ragazzo, quindi probabilmente si è perso un po' di tempo a fare quello. Poi dopo, quando il Milan, quando è stato via Pecca ha depositato il contratto, ha inviato il contratto per un attimo, che sembrano 14 secondi, è arrivato più tardi, quindi secondo me è un dispiacere, perché il ragazzo voleva venire a tutti i costi, era lì, a presente, quindi purtroppo è stata una cosa che è capitata. Adesso il ricorso, visto che il giocatore è del Milan e il deposito è del Milan, deve farlo il Milan se pensa di farlo. Non so se ci sono gli sviluppi o no, sinceramente è una cosa che deve valutare il Milan se ha delle possibilità. E, per quanto riguarda Masi, il problema di Masi non è che appunto, allora Masi purtroppo è stato sfortunato, che si è fatto male, okay? Quindi noi poi non l'abbiamo venduto, l'abbiamo dato in prestito. Masi, essendo un giocatore infortunato, probabilmente se non fosse successo che lui si facesse male non ci saremmo trovati in questa situazione qua. Facendo un ragionamento con l'allenatore non ci sentivamo sicuri di, visto che già avevamo problemi di lista dei 18, di inserire un giocatore nei 18 infortunato, e quindi è stata fatta questa scelta. Lo Spezia aveva posto in lista e quindi dice: io me lo prendo lo stesso, poi se mi recupera tra un mese a me va bene lo stesso, perché avevano posto. Se non ci fosse stato il problema lista, probabilmente l'avremmo fatto anche noi. Quindi sai, purtroppo la coperta è corta, se tiri di qui ti scopri di là, e così è successo. Paolo. Sì, salve direttore. Ciao. Ha detto della squadra che ha costruito, è più deluso o arrabbiato per il mancato trasferimento di Blanchard e Tesi a Bari? Poi le chiedo se appunto per quello che è accaduto in difesa sta pensando anche al mercato degli sviluppati. Ma sai, io ripeto, i rimpianti ce li hanno tutti, ma noi dobbiamo credere nel gruppo di questi giocatori, noi dobbiamo credere nei giocatori che sono voluti qua, che hanno voglia di stare qua, e non rimpiangere i giocatori che hanno scelto di andare da altre parti. Al di là della potenzialità del Parma, che ha comprato il giocatore, cosa che noi non saremmo stati in grado, io penso che alla fine è sempre un giocatore che decide dove andare. Quindi non trovo giusto e non trovo corretto nei confronti di giocatori che sono qua, che sono voluti venire qua, a rimpiangere un giocatore forte che però ha scelto di andare in un'altra squadra, in un'altra società. Quindi non penso che porti da nessuna parte rimpiangere un giocatore che ha scelto di andare in un'altra parte. Sugli svincolati, di solito in un passato recente andare sugli svincolati era un mercato forse diciamo di terza fascia. Oggi ci sono degli svincolati interessanti, sicuramente, che sono dei buoni giocatori, perché con il discorso delle liste è cambiato il modo di fare mercato. Quindi noi in questo momento qua, ripeto, siamo secondo me in grado di essere competitivi con la rosa che abbiamo, nonostante Vergara sia sfumato alla fine. Noi abbiamo quattro giocatori che possono ricoprire il ruolo di difensore centrale barra 5, perché anche Cassani è un difensore, quindi l'ha fatto nella Sampdoria, potrebbe farlo anche nel Bari in Serie B, che sono Gyomber, Capradossi, Tonucci e Marrone.
Poi stiamo valutando due profili che sapete che sono qua, stiamo dandogli una valutazione più precisa oggi che siamo un po' più presenti qua, che non siamo a Bari e a Milano. E poi oggi noi non siamo alla ricerca di uno svincolato. Se poi capita un'occasione di un giocatore che ci piace, come tutte le altre società, lo valutano anche per il futuro, non per l'immediato. Però penso che noi, ripeto, dobbiamo lavorare bene con i giocatori che ci sono e cercare di continuare il lavoro che il mister sta facendo. Flavio, buonasera direttore. Le situazioni di Martino e Greco, non è stato proprio possibile? Ma guarda, no, non è che non è stato possibile. Martino aveva delle richieste che ha rifiutato. E Greco, mi dispiace per lui perché è un ragazzo che è un anno che non gli va bene una, forse in un momento sfortunato della sua carriera, della sua vita, però è un ragazzo molto serio. Noi abbiamo preso questa decisione perché volevamo, proprio per un discorso difensivo, avere un difensore, un giocatore che potesse ricoprire quel ruolo. E tra l'altro fino a un'ora dalla chiusura del mercato Greco doveva andare in prestito all'Ascoli, anche se lui voleva rimanere qui, invece il ragazzo ha capito che anche per tornare qui aveva bisogno di fare una stagione e di rimettersi a giocare, trovare il ritmo gara, e l'Ascoli fino a un'ora dalla fine del mercato, tra l'altro, cioè, non è che dico niente di che qualcuno si può offendere, però l'Ascoli, cioè, era quasi sicura di prendere il giocatore, se non sicura aveva già parlato con il suo entourage, il suo padre, il procuratore, il ragazzo era già partito in macchina per andare ad Ascoli. Un'ora prima della fine del mercato gli hanno detto la cosa non si può più fare, ognuno a casa sua fa quello che vuole, però forse bisognava almeno avvisarlo prima, no? Quindi al di là di questo, che purtroppo ognuno ha le proprie problematiche, non voglio dire quello che penso, meglio che ne ho. E per Leo mi dispiace, perché poteva essere per lui una possibilità, adesso è in questa situazione, però lui fa parte del gruppo. E poi se ci sarà una soluzione su qualche mercato estero, visto che lui prende in considerazione tutto, bene, se no sarà con noi fino a gennaio e poi valuteremo. Ma ogni mercato ha delle date diverse, adesso ci sono dei mercati che sono aperti come Turchia, Portogallo e magari mercati un po' più interessanti dal punto di vista così del portafoglio, ma non magari che sono Qatar, Arabia, Emirati, questi mercati qua, però vediamo se c'è qualcosa per lui, la valuteremo. Enzo, poi chiude Brandolini. Ciao. Senti, volevo chiedere di quanto le vittorie d'agosto ti hanno stimolato anche nelle fasi finali del mercato. C'è l'appetito di un po' mangiando dopo aver visto due segnali che dava la squadra pronti via Coppa Italia e prima del campionato. Secondo te quanta differenza c'è fra questo organico e quello dello scorso anno? Non ti chiedo se la differenza la può fare l'idea di calcio che è grosso. Ma la speranza di ogni società è di avere un allenatore che con la sua idea di calcio riesce a far divertire i tifosi e a portare dei risultati. Questa è la speranza non nostra, penso di tutti, no? Io devo dire che in queste partite ho visto una squadra che ha voglia di giocare a calcio, e secondo me è importante partire da delle idee, dei concetti che l'allenatore sta dando. Poi è normale, come tutti devono capire, a maggior ragione lui che è il primo anno che allena in questa categoria, deve capire le insidie di questa categoria, però penso che la forza delle idee sia sempre basilare per un allenatore, e lui ha delle idee. Ma le vittorie di agosto non è che ti hanno dato degli spunti in più. Noi abbiamo cercato, ogni mercato si cerca sempre di fare il meglio, è normale che, ripeto, il mercato del Bari debba fare delle scommesse, questo lo sappiamo, perché noi, che ne so, Caputo non possiamo comprarlo, Ceravolo non possiamo comprarlo, dobbiamo fare delle scommesse, ma siamo anche con... Ma sai, di scommesse, secondo me, cioè, Cissé l'anno scorso ha fatto un grande campionato e noi ci auguriamo che quest'anno lo possa ripetere, ed è un giocatore che con poco
siamo riusciti a prenderlo definitivo. I giovani, quelli che avete visto dall'inizio, sono dei ragazzi che possono fare bene, secondo me. Poi c'è il discorso che ieri ha parlato Kozak, che è stata una cosa in più che noi abbiamo voluto fare, perché se noi riusciamo a ridargli condizione a questo ragazzo, è un ragazzo che in categoria non c'entra niente. Certo che ci vuole pazienza, bisogna farlo lavorare, magari è una cosa in più che ci speriamo di ritrovarci, perché se ci riusciamo è un'arma importante. E poi sai, ci sono giocatori che il rendimento sappiamo cosa possono dare, altri che ci aspettiamo magari delle sorprese, però penso che un po' per tutti le squadre sia così. Guarda, le insidie le insidie ce le hanno tutte le squadre, nel senso che Venezia ha una sua identità di gioco, è quadrata, l'anno scorso ha vinto il campionato, quindi sono sempre le partite più difficili, perché se hanno vinto il campionato vuol dire che hanno dei valori importanti. L'anno scorso è stato dimostrato da due squadre non promosse che sono andate in Serie A, quindi secondo me è una partita molto difficile quella che dovremo affrontare. Il discorso cosa che è una scommessa, ma ripeto, perché il Bari deve fare anche delle scommesse, però è una scommessa dove se va bene abbiamo fatto bingo, se va male diciamo che non ci facciamo male, perché il ragazzo ha accettato veramente di mettersi in gioco e di venire qua per pochissimo, perché vuole tornare protagonista, non ha 35 anni, quindi fare una scommessa su uno di 35 anni sarebbe stato sbagliato, penso io, perché a una certa età un giocatore deve cercare di prendere una certezza, diciamo così. Lui è un ragazzo ancora abbastanza giovane, quindi che ha voglia, è un ragazzo molto serio e speriamo che si metta in condizione. Per quanto riguarda Montini è un giocatore che noi abbiamo preso a gennaio. Il mister l'ha valutato durante il ritiro, un giocatore che sicuramente non è stato bocciato, ma non è stato oggi, però ripeto, sempre per il discorso della lista, uno deve fare delle scelte. È andato a giocare ancora in Lega Pro, ma in una realtà completamente diversa da dove ha giocato nella passata stagione, in una società dove vuole vincere il campionato, quindi anche per lui è un banco di prova e noi ci auguriamo che faccia benissimo, anche perché è un giocatore di nostra proprietà. Claudia, l'ultima, grazie. Ciao Claudia. Ma dato del fatto che sia l'ultima domanda, abbiamo parlato del calcio mercato di entrata, sì. Mi chiedo nel settore giovanile come sta andando, perché anche il Classico potrebbe pescare magari qualche calciatore talentuoso per arricchire la rosa, e le chiedo anche quello di Academy come sta andando e se è sempre la signora Fortuna che ha visto di questo progetto. Guarda, per quanto riguarda. Che è successo? Sono domande che. Per quanto riguarda il settore giovanile, tu sai come la penso, poi sicuramente è un settore molto complicato, qua ancora di più, voi sapete bene, e c'è la volontà di fare le cose seriamente, c'è la voglia di far bene, ci vuole pazienza, perché è sempre più difficile portare dei ragazzi ad arrivare in prima squadra. Noi con poco, con quello che possiamo, cerchiamo di provarci, e la strada è di un buon risultato del settore giovanile è sempre la continuità, quindi le cose, quando si cambia qualcosa non si fa non pensando che cambiare aiuta, però si fa perché si cerca di migliorare. Questa è la mentalità che penso ci sia,
Poi ripeto, lavorare non tanto per ottenere risultati a livello giovanile, ma cercare di far venire fuori qualche ragazzo, secondo me, come dici tu, è la cosa migliore. Però bisogna avere pazienza, qualche profilo interessante c'è, qualche ragazzo è già stato e ci sarà ancora a allenarsi con la prima squadra, poi dipende anche da loro quello che riescono a fare. L'importante è non farli sentire subito arrivati, perché è lo sbaglio più frequente che si fa, non qua, in tutta Italia. Bisogna farli crescere e anche farli mangiare un po' di pane duro, perché con questo si ha le qualità, si diventa giocatore, sennò quando c'è subito gratificazione eccessiva, secondo me complica il percorso di un ragazzo. Progetto Academy, mi chiedi una cosa che non so darti una risposta, perché non è una cosa di cui mi occupo io. Penso che il progetto Academy ci sia ancora e vada avanti, questo, però non voglio darti delle risposte che non sono esatte. Velocemente, per favore. Ma io te lo dico sinceramente, noi li conosciamo da un anno, io non lavoro per costruire un mio Bari, io lavoro tutti i giorni per costruire un Bari che sia di tutti, dove tutti remiamo dalla stessa parte, dove tutti siamo sinceri, ci guardiamo negli occhi. Non è facile lavorare qui, voi lo sapete, ci sono tante difficoltà, io vado avanti sicuramente a testa alta, perché quando una persona lavora in maniera onesta, secondo me non deve avere paura di andare avanti, affrontare le difficoltà, le sfide che questo lavoro e questa piazza ti riservano ogni giorno. Quindi ripeto, io sono uno che non è mai contento, quindi sfondi una porta aperta, di sicuro c'è la voglia di far bene e lavorare con tante difficoltà non mi può stancare, ma non mi fa fermare, sicuramente. Grazie. Prego. Che è successo con Scalera? Sembrava che fosse fatto un discorso economico, o sono stati altri? Ma guarda, siccome io cerco sempre di rispondere con massima onestà, io con Atalanta non abbiamo avuto mai situazione di mercato aperto. C'era stato un pur parlé con l'Atalanta, una possibilità con l'Atalanta, prima che il ragazzo andasse in prestito alla Fiorentina, ma in questa sessione di mercato non c'è mai stato una trattativa con l'Atalanta. No. Grazie. Grazie a voi. Grazie.